Perfetto, ricordiamo. Bene, benvenuti, grazie Paolo e grazie Rachele per essere qui oggi, grazie a tutto il pubblico che sta Grazie a voi. ascoltando. Grazie a te anche. Paolo e Rachele sono tra l'altro due speaker al panel del Social Banking Forum che si terrà il 1 ottobre a Milano. Metto il link all'interno della chat così possiamo fare un po' di pubblicità a questo evento che ci vedrà tutti e tre coinvolti insieme a Mirko Saini, Alessio Beltrami, Leonardo Bellini, eccetera. Siamo qui a parlare, a rispondere a una domanda che è questa: è sicuro il profilo dei LinkedIn dei dipendenti e poi se ne vanno? Questa domanda mi viene fatta molto spesso quando vado a parlare con le aziende, soprattutto le piccole e medie, ed è un freno di solito all'acquisto dei servizi LinkedIn. In realtà dietro si può notare la mancanza di una certa cultura del digitale all'interno delle aziende, del social all'interno delle aziende, per cui sembra che sia un mondo altro, un mondo fuori, mentre in realtà potrebbe essere, o almeno questa è la mia tesi, ma lo chiedo oggi a Paolo e Rachele, chiedo a Paolo oggi di confermare o confutare la mia tesi, i social sono una grande opportunità per le aziende. Presento brevemente sia Paolo sia Rachele, ma poi vorrei dedicare 90 secondi a un'autopresentazione, perché ovviamente meglio di loro non posso fare. Paolo è il fondatore di Social Media Scrums ed è un pioniere ed esperto del social customer service. Ho chiesto a Paolo di essere qui oggi per la sua particolare visione di come i social network stanno rivoluzionando il mondo, di comunicare tra le aziende e i clienti. Quali sono le nuove esigenze che oggi hanno i clienti grazie ai social network e perché i social network sono così importanti per l'azienda e che cosa significa per l'azienda abitare un social network e nel caso di specie LinkedIn? Chiedo a Paolo di continuare su questa domanda con 90 secondi. Se riesci anche a infilarci la tua esperienza di Manchester, sarebbe di grande aiuto per il pubblico in ascolto. Benissimo, in 90 secondi sarà difficile, però farò il possibile. Sì, hai detto giustamente, mi occupo praticamente di consulenza nell'ambito del servizio clienti, avendo avuto un 16 anni di vita all'interno delle compagnie assicurative. Ho vissuto la startup della prima compagnia diretta, all'epoca chiamata telefonica, adesso online, negli anni 90, che poi è diventata un grande nome quale Direct Line. E poi adesso sto utilizzando da qualche tempo la mia esperienza nel mondo del servizio clienti, al di là del settore di provenienza, cercando di integrare, di far capire alle aziende la necessità di integrare nuovi canali, quali i social network, all'interno del servizio clienti. Piccolo inciso sull'esperienza New Media Europe, che mi ha visto presente proprio sabato e domenica scorsa a Manchester, a questo grandissimo evento dedicato ai nuovi media. Bellissima esperienza partecipare come speaker, come unico speaker italiano che ovviamente ha parlato in inglese per ovvi motivi, e l'opportunità di conoscere tanti altri speaker più o meno noti con i quali mi sono confrontato anche nei momenti di networking dedicati. La conferma anche parlando con persone di vari paesi, perché non era un evento prettamente inglese, come si deduce dal nome, che i nuovi media, in quel caso soprattutto podcast, ma si è parlato anche di blab e di tutto ciò che è audio, video, condivisione e promozione di contenuti attraverso media digitali, è assolutamente uno strumento imperdibile sia per i liberi professionisti sia per le aziende. E mi sono sforato. Ci hanno fatto piacere che abbiano parlato anche di Blab. Noi qui siamo tra i pionieri in Italia di questo mezzo nuovo di comunicazione, un po' Hangouts, un po' GoToWebinar, un po' qualcosa, un po' eccetera. Nel frattempo, se seguite i nostri profili potete vedere gli altri a cui abbiamo partecipato, stiamo partecipando che abbiamo in programma. Rachele è una web communication e social media manager ed ha una convinzione molto profonda per cui sono contento veramente che ce l'abbia fatta ad essere con noi questa sera e convinta che i social siano in grado di generare un ritorno di investimento positivo per le aziende. Che figo! Questa cosa ne parleremo in un blab dedicato, cioè come si fa a generare questo social media, questo ROI positivo dei social media. Ma a differenza di quello che pensano le aziende, non è un meccanismo automatico, cioè non è un cilindro che si mette per un declivio e questo naturalmente scende Un perché la sua circonferenza gli permette di scendere di moto naturale di inerzia.
richiede responsabilità e cuore dell'azienda in tutti i suoi dipendenti. Rachele, 90 secondi per una tua autopresentazione migliore di quella che posso darti La fare. mia autopresentazione l'hai già fatta egregiamente tu, dunque non spreco secondi, io posso solo sintetizzare in tre parole. Sono una filosofa del web, dei social e del web 3.0, se vogliamo usare questo termine, un po' abusato, nel senso che non riesco, è proprio più forte di me, qualunque lavoro io faccia. E qualunque, anche non del web, abbia fatto in passato giornalista, autrice televisiva, a non chiedermi il perché delle cose, a non cercare di contestualizzare il ciò che faccio nell'era in cui la faccio e chiedermi dunque perché è così, perché certe cose vanno così o vanno fatte, appunto così o in altri modi, e dunque chi siamo noi, che ci stiamo a fare noi e come utilizziamo questi strumenti che la nostra epoca, l'età della scienza e della tecnica in particolare, degherianamente parlando, ma qui mi fermo, ci pongono di fronte. Allora, questa è la nostra epoca, l'era della scienza e della tecnica, l'era della tecnologia, l'era per cui si fanno le notti per acquistarsi l'iPhone ultimo modello o i concorrenti, eccetera. E in questa nostra epoca i social network sono essenziali. Dopo una lunga riflessione, posso sintetizzare, essendo già quasi al termine, immagino, del mio tempo, con questa frase: vuoi vendere? Aiuta, che guarda caso suona bene anche in un inglese che il nostro Paolo pronuncerà molto meglio di me, sell, help. Ovvero sia, come tu hai appunto ricordato, il ROI nel social media. E io sono l'ultima a poterne parlare in maniera analitica, in maniera matematica, scientifica, ma forse non è neanche un male sentire una campana diversa ogni tanto. È responsabilità, è che tu ci metti il cuore. E proprio perché ho fatto esperienza in determinate aziende dove certe criticità vengono alla luce in modo particolare. Il cliente, che sia tale o potenziale oggi, al di là dell'offerta e oltre l'offerta, vuole essere curato o vuole sapere che sarà curato quando diventerà cliente dell'azienda. Se tu non assicuri trasparenza, autenticità, affidabilità, amicizia in un'epoca come la nostra di crisi, dove occorre resilienza, dove non bisogna guardare allo stacco della cedola a fine mese, ma bisogna appunto essere resilienti, guardare in prospettiva di qui dove saremo di qui a 10 anni. Ecco, allora in questo senso io devo essere responsabile verso i miei dipendenti, verso i clienti, verso tutti coloro che si avvicinano a me per qualunque motivo, anche solo per darmi buongiorno la mattina. Quindi, perché, o meglio, si può, come dire, attraverso i social, portare ROI nell'azienda? Certo che si può, purché lo si faccia secondo certi canali che passano fondamentalmente dal concetto del caring, della responsabilità tradotto. Io, anche se non si risolve il problema, ce l'ho messa tutta e tu lo sai, quindi cuore. E quindi, se vuoi vendere, devi aiutare a 360 gradi, dunque anche e soprattutto a livello di social caring e di social customer care online. Grazie Rachele, speriamo che tu non sia l'ultima in senso booleano, nel senso che poi Chiude si chiude il la cerchio. riflessione su questo Speriamo di argomento, no. perché sarebbe In veramente genere mi dicono grave. che lascio un segno, quindi. Ed effettivamente l'idea di riflettere sulle nuove modalità di comunicazione, sui nuovi linguaggi all'interno dei social e dell'era dei social, ne parlavo l'altro giorno a un corso, viviamo in una parte del mondo privilegiata, che è quella che ha l'accesso a internet e può usare i social network come cassa di risonanza. Due terzi del mondo non hanno accesso a internet. Qualcuno, mi sembra Francesco Ambrosino, mi chiese questa domanda in un'intervista, ma oggi è necessario avere internet per avere un business di successo? No, due terzi del mondo non hanno internet, eppure non mi risulta che campino tutti quanti di fame. Certo, viviamo in quel terzo del mondo che ha la possibilità di avere accesso, con tutto quello che hanno portato, con tutto quello che ha portato
privilegio nella cultura e nella comunicazione. Sull'analisi magari ci ritorniamo, Certo. anzi ci ritorneremo di sicuro nel blab in cui tu sarai una delle due ospiti, avremo due ospiti donne, non ti offendere Paolo, ma Assolutamente no, non ogni tanto potrei, devo, ci devo mancherebbe. circondarmi, devo Al massimo sarò rompere invidioso, non mi offendo l'equilibrio. certo. Perfetto, Beh, io mi lo piace il porto tuo qui, lo atteggiamento. nascondo e lo faccio uscire dall'angolo, questo qua. Fantastico. Benissimo, allora ringrazio Paolo, ringrazio Rachele per una breve presentazione. Nel frattempo vedo che cominciamo a guadagnare ancora un po' di visualizzazioni, un po' di sottoscrizioni. Per chi si fosse collegato solo adesso, Paolo Fabrizio e Rachele Zinzocchi sono qui oggi a parlare e sicuro il profilo dei dipendenti poi se ne vanno. Cosa succede? LinkedIn Pros è il primo blab italiano su LinkedIn e mi piace portarvi la testimonianza degli esperti anche su temi collaterali per capire non solo come funziona il mezzo, ma come funziona la cultura qui vicino. Il formato sarà 20 minuti in cui ci saranno delle domande che abbiamo concordato già con i due relatori che fanno parte del tema centrale. Dopodiché, nel restante tempo, mi piacerebbe raccogliere le domande del pubblico. Quindi, mentre parliamo, mi raccomando, scrivete in chat le vostre domande. Ci sarà Giulia Bezzi, alla quale facciamo un applauso preventivo, anche se non è qui con noi in video, che le raccoglierà. Quindi ci prendiamo del tempo anche per darci delle riflessioni, degli spunti. Se volete fare una domanda in termini tecnico, basta usare slash come la barretta che trovate sopra il 7 nella tastiera e la Q maiuscola e verrà fuori una cosa del genere, la metto in chat, domanda. Slash Coraggio, se ce l'ho fatta Q, io ci si può domanda. fare. Eccola qua. Ok, andiamo con la prima domanda. Paolo, mi chiedo, visto che siamo qui a parlare di questo tema, quali sono i vantaggi tangibili che ha un'azienda nel curare il profilo LinkedIn dei propri dipendenti? Ok, ora innanzitutto la tua domanda dà già per scontato che l'azienda curi il proprio Ecco, profilo su appunto. LinkedIn, cosa che dal mio punto di vista non darei per scontata, in caso ottimistico sì, quindi consideriamo il fatto che l'azienda abbia già un livello di consapevolezza dello strumento di necessità tale dall'utilizzare LinkedIn, cioè la pagina aziendale di LinkedIn, per promuovere se stessa le proprie iniziative, piuttosto che, anziché i propri prodotti, promuovere i propri valori, no? Proprio legandomi al concetto di Rachele che appunto ben evidenziava la necessità di correlare l'aiuto ancora prima che l'azione di vendita, sempre di più. Dato appunto per assodato che l'azienda utilizza LinkedIn come pagina, dovrebbe avere cura di coinvolgere innanzitutto i propri dipendenti nell'utilizzo di LinkedIn, perché tanto quasi tutti lo fanno comunque non a titolo di dipendente aziendale, ma a titolo di dipendente che cerca di cambiare azienda, quindi questa è la realtà dei fatti che ho sempre osservato dentro le aziende, quindi inutile girarsi dall'altra parte sperando che gli altri non sappiano, che i dipendenti non utilizzino LinkedIn. Coinvolgere, dicevo, in una revisione di quelli che sono i loro profili, quindi con un vantaggio reciproco per l'azienda. Da un lato, non dico di uniformare quelli che sono dei profili di dipendenti, altrimenti faremo solo dei numeri, no? Dei soldatini o dei carri armatini del risico inutili, con un risultato controproducente. Ma nel trovare per ciascun profilo del dipendente coinvolto che è presente su LinkedIn un punto comune che può essere uno o più valori aziendali. Quindi anziché avere solo in comune, mettiamo che noi tre fossimo dipendenti della stessa azienda, oltre ad avere nella nostra, diciamo, nostro profilo LinkedIn l'appartenenza alla stessa azienda, dal nostro tratto di esperienze, dal nostro tratto caratteriale, dai nostri hobby, dal volontariato e dal modo in cui anche comunichiamo su LinkedIn, dovrebbero emergere dei tratti comuni, che sono i tratti comuni che il cliente dovrebbe incontrare ogni qualvolta entra in contatto con l'azienda, a prescindere che lo faccia attraverso un'email, attraverso una telefonata, attraverso un social network. E aggiungo, sempre attraverso il contatto con l'azienda, il cliente entra in contatto con delle persone. Dice: sì, oggi ho parlato con l'azienda XYZ, ma pensa, ripensando alla propria esperienza, a come è stato trattato da quella persona, da quel dipendente, e associerà la sua sensazione e la sua esperienza positiva e negativa anche in base non solo alla qualità delle informazioni e alle risposte ricevute, ma anche dal modo in cui è stato trattato, dall'empatia, dal rispetto, dall'educazione,
e dalla disponibilità. E infine, last but not least, giusto per aggiungere qualcosa di inglese, se no praticamente Se non ti accento esalto si e perde perdo nel frattempo. l'accento, la trasparenza. Ok. Spesso quando faccio delle revisioni profilo durante i corsi, c'è un esercizio che mi piace molto fare, che mi hanno insegnato in Irlanda, che consiste nel mettere le persone in gruppo e tramite un giochino fargli tirare fuori delle cose molto, molto particolari, extraprofessionali, che hanno solo loro, no? Tipo c'è chi costruisce lampadari con tazzine da caffè, chi urla certe notti a squarciagola durante i karaoke, c'è chi eccetera, 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 no? Cose molto personali. E li invito a metterle su LinkedIn, esattamente come nella mia headline c'è scritto che ho visto The Matrix 239 Sì, volte in montato. una Infatti, walking volevo class, per chiederti se hai qualche problema esempio. psicologico che possiamo affrontare in separata sede. Sì, ma non intendo risolverli. Così. Oddio. Bravissimo. Anzi, e ho È solo una una scelta. delle mie domande. Bravo, ottimo. Mi piace pensare che quando si entra in contatto con una persona si veda che c'è una tridimensionalità, cioè non è un profilo di carta come potrebbe essere un curriculum propriamente, ma è un plastico. Quindi io arrivo di fronte a una persona che non ha la vuota descrizione del ruolo, faccio così presso l'azienda Y, ma attenzione che abito questo strumento, cioè ci sono e ho capito che è un sistema di relazione tra persone e quindi ti faccio vedere che c'è della personalità, non della personalizzazione, che sono due cose un pochettino diverse, c'è la Certo. mia personalità da dietro, di persona che oltre ad avere un ruolo con l'azienda, per l'azienda che occupa per il 60-70% del suo tempo, è prima di tutto una persona che ha dei valori, che ha una situazione familiare. Tutto un portato che fa confluire poi nell'attività lavorativa e che per certi versi influenza il modo in cui lui lavora. Ecco, su questo punto di vista, due domande che sono parallele. La prima è cosa ci dovrebbe stare nel profilo di un dipendente che parli dell'azienda, ma che rispetti la personalità del dipendente? Da un certo punto di vista, cosa invece non ci dovrebbe proprio stare sul profilo di un dipendente, indipendentemente che sia un'informazione aziendale, tipo fatturati e cose varie, oppure che sia una cosa personale, ma di cui l'azienda potrebbe, magari averne un danno di reputazione. Qual è la tua opinione? Dice a me o ora che A te, idea? Beh, Paolo. allora, innanzitutto io direi che c'è da dire che LinkedIn è sempre stato il social network più serio, no? In termini di maniere, di comportamenti rispetti ad altri, senza fare nomi, tutti sanno che odio Facebook, adesso lo sapete. Al di là delle battute, non è un caso che se si va a casa di qualcuno ci si adegua ai modi. LinkedIn è sempre stato il posto in cui si parla di lavoro e ci si comporta in maniera non solo educata ma anche professionale. Quindi la linea comune è il tratto professionale. Quindi, venendo a piombo alla tua domanda, direi il singolo dipendente innanzitutto non dovrebbe utilizzare con attenzione una propria foto che possibilmente lo ritragga in volto esclusivamente, senza occhiali. Guardando la telecamera come stiamo facendo noi in questo momento, senza pose, ammiccamenti, smorfie e capellini strani. Quindi già l'immagine in questo caso veramente fa tantissimo. Di seguito, per quanto riguarda quello che è la sua, diciamo, il suo curriculum, la sua esperienza professionale, dovrebbe fare in modo di essere sì, sintetico, spiegare quali sono le sue esperienze professionali, aggiungere anche qualcosa di personale, per esempio hobby o altre attività che svolge. Ma non scriverlo come se stesse scrivendo al suo amico, magari durante o parlando al suo amico durante un happy hour al secondo mojito. Questo per intenderci. Di contro, anche l'azienda, quindi nel risponderti, ti sto già dicendo cosa fare e cosa non fare. Chiaro che l'azienda ha tutto l'interesse ad avere dei profili di dipendenti che non siano sbragati, passatemi il termine, che siano in linea con i valori professati dall'azienda stessa. L'azienda moderna dovrebbe essere in grado di comunicare innanzitutto con chiarezza i propri valori ai propri clienti attuali e potenziali, a prescindere dal canale. È chiaro che poi facendo questo tipo di promessa, parlando di valori, chiunque si avvicina all'azienda attraverso una campagna pubblicitaria in TV, attraverso un social network, attraverso un contatto via telefono, deve ritrovarsi in questi valori. Nel momento in cui c'è una discrepanza, si crea una frizione, si crea una distanza.
tra il cliente attuale o potenziale e l'azienda. Farlo su una piattaforma che è giudicata non solo la più seria perché si parla di lavoro, ma che adesso è anche una piattaforma di contenuti da quando abbiamo LinkedIn Pulse, quindi di contenuti professionali, aggiungo io, è ancora più grave. Perché è come dire, io vado al party del Lions Club, so che tutti si vestono in giacca e cravatta e io mi presento come i giovanotti della prima era. Adesso è molto più, diciamo, signorile modo di Molto più vestire, molto più fighetto, netto, molto più esatto. radical E chic. quindi, cioè, non perché io abbia qualcosa contro il look molto casual, assolutamente, dovreste vedermi quando non lavoro. Però il discorso è il contesto. È il contesto, siccome l'abito fa il monaco, non è utile che ci giriamo attorno, se sappiamo che bisogna in un certo contesto, in una certa casa, in un certo luogo, non solo dire certe cose, ma dirle in un certo modo per essere ben apprezzati, non costa molto adeguarsi. Ok, in effetti l'esempio del mojito era Scusate, ma molto, l'orario molto e lo stomaco calzante. vuoto da una. Sto Infatti, giocando brutti scherzi, sottoscritto. ogni riferimento a aperitivi e persone. È accuratamente casuale, come dice il mio amico. Prego. La domanda, intanto grazie Paolo, e spero che nel frattempo ci sia qualche domanda dalla chat che viene su. Mi raccomando, non siete timidi, poi se avete voglia potete intervenire anche in video. Quindi tutti i consigli che ha dato Paolo per il profilo, mi raccomando, segnateveli, poi ci sarà anche il replay, quindi potete riascoltarli, 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 finché non li avete fatti tutti, mi Poi se non raccomando, fanno una, sia che scusa se voi. ti interrompo, se non fanno una domanda glieli facciamo riascoltare all'infinito, sai, tipo film Esatto, dell'orrore, no? Queste mettiamo il cose. blab in cuffia. Esatto. Esatto. E questa era una minaccia di Rachele, quindi mi raccomando, fate le domande. Intanto salutiamo Isabel che è appena entrata. La domanda che ho per Rachele adesso è questa: come si passa dal curare il profilo dei dipendenti, quindi mettere i consigli che ha dato Fabrizio nel suo intervento, al social media? ROI, quindi al ROI positivo, cioè com'è che tutta sta presentazione, sto infiocchettamento, sto essere Meraviglia. onesti, trasparenti nei social, comunicare bene, poi porta fisicamente fatturato, perché va bene che non dobbiamo guardare il cedolino staccato a fine mese, però anche sì, Certo. entro un certo livello. Quindi ecco, come si passa dalla prescrizione di questi consigli all'ottenere effettivamente un ritorno di investimento per l'azienda. Guarda, lato social, allora intanto diciamo se parliamo dell'Italia, collochiamo tutto quello che stiamo dicendo tristemente forse di qui al 2050, quindi quando nel 2050 le aziende avranno capito che esiste LinkedIn, quindi esiste un profilo che magari va anche curato, non solo tenuto come vetrina, o non solo tenuto nella migliore delle ipotesi, nel 90% dei casi per pubblicare annunci di lavoro, versione stage e quant'altro. Quando poi ci saremmo posti il problema dell'effettività del ROI che non è dato dalle views o dai link, cioè insomma, scherzi a parte, quando saranno stati finalmente, io spero molto prima, digeriti una serie di passaggi che qui diamo giustamente, no? Un po' come dire teoricamente per acquisiti da noi, ma che quando vai, insomma, sapete meglio di me, no? Quando andiamo, specie in grandi aziende un po' più tradizionali, come dire, ci facciamo la croce con la sinistra. Ecco, a parte questo, è fuori dallo scherzo, come lo misuriamo? Risposta prima, banale. Dal punto di vista del social customer care, è più semplice, paradossalmente, passatemi la battuta, l'espressione forte, di quanto sembri, se sono riuscita a farlo capire io. Nel senso, mi spiego, basta farsi due conti, proprio dal punto di vista dell'investimento, diciamo fino a quel momento riservato al centralino, agli operatori e al costo delle chiamate spesso in entrata, e tradurre tutto questo in operatori spostati dal computer, pardon, dal telefono, dalla cuffia, al computer, dove si tratta di scrivere su una tastiera fondamentalmente, senza costi telefonici, per dirne una, delle più semplici, andando proprio in sintesi. Immediatamente si vede che si va a risparmiare qualcosa come diverse centinaia di migliaia di soldini.
soldini danno, specie parlando di grandi aziende e specie parlando di quelle aziende dove la situazione magari può essere appunto più critica e dove più c'è bisogno di operatori, usiamo questo termine. Se non sono stata, io cerco di, non, come dire, di essere sintetica a modo mio, che non conosco bene il dono della sintesi, ma naturalmente insomma, lo faccio apposta perché almeno spero di perle di ottimismo. Ecco perché spero di Allora. suscitare questioni non chiare e quindi suscitare domande, scherzi a parte. Però il punto è, quindi ciò presuppone un'attività, però attenzione, di formazione dell'operatore, perché anche ammesso, e non è così comune, che il dipendente, l'operatore in questione, sappia usare Facebook, al di là dell'utilizzo appunto del metterci la foto, qua del Brillo, eccetera, eccetera. Ecco, Twitter già spesso, almeno fino a 6 anni fa, è stata una sorta di mistero inesplorato, di deserto di carte. Parlo di Twitter, attenzione. Quindi ci vorrebbe un'opera di formazione per farvela breve, che mi duole dirlo, spesso non c'è. Quindi, ancora prima della cura del profilo del dipendente su LinkedIn, ci vorrebbe un'opera di formazione sull'operatore, su quindi, e poi si potrebbe parlare a lungo dei dipendenti in quanto tali a livello social 2.0, dell'organization social 2.0. Sì. Per cui andrebbe riformattato tutto un linguaggio espressivo attraverso il quale, appunto, perdonatemi la ripetizione, noi ci esprimiamo oggi. Andrebbe preso e resettato tutto e ritradotto tutto Assolutamente. come dall'aramaico alla lingua successiva. Questo, Sì, si esatto, questo punto. vede spesso online che anche il comportamento andrebbe, cioè va totalmente reinsegnato, come diceva Esatto. Paolo prima nei pochi minuti di test. Sembra che ci dimentichiamo le basilari norme di convivenza e sopravvivenza civile quando Assolutamente sì. entriamo in un ambiente social, che hanno fatto il successo, fanno il nostro, successo delle nostre relazioni nel mondo offline, ma sembra che i social siano in un certo qual modo un mondo magico sospeso in cui le regole della normale convivenza umana vengono semplicemente abolite per non si sa quale diritto, quale ragione. Certo. Su E questo su appunto, questa criticità, scusa, forse ti ho interrotto. Vai. Questa criticità che ho evidenziato fa sì che poi non sia così, diciamo, parlo della realtà, quindi non della teoria. Questo bellissimo processo per cui magicamente il ROI nella prima parte del mio discorso viene fuori attraverso il social customer care, perché oggettivamente si risparmia. Ripeto molto banalmente perché per i costi delle telefonate, ne ho detta una su mille degli elementi, poi certamente se questo significa che l'operatore, passatemi la parola, comincia a fare il suo lavoro, è chiaro che poi il problema si ripropone pari pari in un accumulo delle pratiche da gestire lato social customer care, che quindi vado ad annullare i vantaggi che il social customer care online ha portato, ergo evidentemente poi qualche problemino lato ROI si pone. Questo è un primo discorso. Se poi, prima che io proceda per chiudere a un discorso più ampio, come tu sai, amo parlare anche della misurazione del cuore, però ecco, qui mi allargo un pochino, ti avevo Sulle forse misurazioni. interrotto sulla Sì, domanda che stavi facendo. la domanda te ne faccio una e poi andiamo a rispondere alle domande del Certo, pubblico. Ce n'è certo. una, Leonardo, per esempio, ti chiede se avete una policy per i dipendenti di Trenitalia. Ecco, Su qui questo magari preciso andiamo che sto parlando a titolo assolutamente parlando a nome di. personale, Ok, esatto, perfetto. quindi. Ok, perfetto. Una domanda è questa, molto, molto velocemente. Citavo l'altra volta una statistica di LinkedIn secondo cui il 2% dei dipendenti è responsabile sul web del 20% dell'engagement totale del brand di un'azienda. Quindi la minor parte dei dipendenti fa in realtà una grossissima cassa di risonanza all'azienda. Certo. Questo l'ho visto Sì. con cose molto pratiche, utilizzando anche l'advertising per tarare un po' il pubblico su LinkedIn si è visto chiaramente, se fai dei contenuti che piacciono ai tuoi dipendenti non hai bisogno di spendere advertising, non ne spendi molto meno Assolutamente fondamentalmente. sì. E quindi cavalco quello che dicevi tu,
l'investimento in formazione in realtà è il primissimo investimento da fare, cioè quando hai cambiato la testa delle persone, in realtà hai bisogno di spendere meno soldi in attività che magari ti portano anche meno risultati, sono meno efficaci perché poi manca, cioè al lato tecnico sono magari fantastici, ma manca la mentalità delle persone per poi perseguire e far andare avanti la macchina ben oliata. Da questo punto di vista ti farei due domande in una, in realtà, Dimmi. che sono questa: qual è il peso di un dipendente, della formazione di un dipendente nell'efficacia, nell'implementazione efficace di una strategia di social customer care e come si misurano, se puoi darci due indicazioni su come si misurano, su come si misura fisicamente il ROI di un'attività social secondo la tua prospettiva. Ti do 5 minuti per rispondere a questa domanda perché poi abbiamo delle Certo. domande che Allora, arrivano. per quanto riguarda la prima, incide tantissimo, non ti posso dare una percentuale, ma se ti dico un 50%, per la mia esperienza, che ovviamente è limitata, quindi, ma è chiaro che se tu crei anche la miglior formula possibile e metti le miglior teste teoriche potenziali a realizzarla, metti me che sono intelligentissima, ad esempio, no? È ovvio, scontato. E mi metti a fare analisi finanziaria senza avermela insegnata dopo anni passati a fare filosofia, giornalismo, autrice televisiva e qua là su giù. È evidente che forse qualche problemino te lo creo. Se tu non mi formi, poi i problemi arrivano. Tu puoi essere tutelato finché c'è qualcuno che sta eventualmente, sottolineo eventualmente, sopra di te. Che non voglio usare termini, ecco, però che ti protegge, diciamo così, da eventuali mancanze, che fa da raccordo anche alle varie, ai vari reparti aziendali, altra cosa, il raccordo, la condivisione di informazioni, purtroppo carente nelle aziende, sembra che ciascuno si coltivi spesso il proprio orticello, ovviamente anche qui non voglio generalizzare, ma tristemente spesso è così. Ergo, naturalmente, cosa succede? Che quindi, se tu non formi almeno le persone che devono stare lì a rispondere banalmente su Facebook e Twitter, dove poi alla fine, ragazzi miei, perdonatemi il termine, ci vorrà cuore, ci vorrà tutto quello che volete, ma basta anche meno per raggiungere l'obiettivo. Parliamoci chiaro, sempre per essere al contrario della mia anima teoretica, anche molto pragmatici. Però il problema si pone proprio lì, nella pratica, non tanto a livello di teoresi, nella pratica. Per cui, e poi naturalmente nel caring. Investire in formazione del dipendente, qui poi concludo e passo al resto, dimmi tu poi, naturalmente Luca. Investire in formazione non significa soltanto ovviamente insegnare all'operatore o a chi che sia come si. Soprattutto a chi sta sopra di lui e di loro, come si usa Facebook, come si usa Twitter, perché alla fine una mention si insegna anche abbastanza velocemente, un direct message, lo dico un po' scherzando, ma comunque si può insegnare abbastanza velocemente. Quello che è problematico ancora di più, e qui vengo al dunque, è appunto un po' sì, il cuore, ma nel senso anche giusto e come dire professional e ancora una volta pragmatico del termine, perché se tu un cliente, e torniamo al discorso della responsabilità, lo inizi a gestire e poi te ne freghi, detto volutamente con un termine di cui, per il quale mi perdonerete, o dai al cliente l'impressione che tu te ne stia disinteressando. A maggior ragione in un momento storico in cui il cliente ha scoperto quest'uso fantastico dei social network, per cui è impazzito, ha capito che risparmia sul costo della telefonata, che i social li può, virgolette, sputtanare, cioè l'azienda può essere messa alla gogna pubblica molto facilmente e pare che sia uno sport nel quale molti si divertono e questo è un problema lato troll, come io amo dire, non lato azienda, che purtroppo è una piaga. Contro cui diceva oggi il Sole, non oggi, qualche giorno fa il Sole 24 Ore, pare finalmente che la legislazione si stia muovendo realmente. È il primo articolo in 2 o 3 anni che mi occupo di questa tematica che finalmente parla di sentenze delle Cassazioni contro la diffamazione in pubblico, cioè anche sui profili privati delle persone su Facebook.
Però ecco, al netto di questo, oggettivamente, se tu non curi il cliente, te lo perdi per strada. È molto più importante che tu lo curi passo passo, anche solo se questo ti rompe le scatole, virgolette sempre citando, per la quinta volta, cercando al massimo di stargli dietro. Certo, poi anche sapendo mantenere un profilo aziendale, tale per cui se il cliente poi va oltre e ti accusa di essere un truffatore, tu lo fermi naturalmente, non sei, Certo. come dire, dai l'altra guancia, ma fino a un certo punto, non siamo scemi, vogliamo aiutare, ma senza essere stupidi. Quindi ecco, però se tu non fai questa attività, te lo perdi per strada. Formare in questa, diciamo, ampia gamma di significati è assolutamente essenziale. Se non c'è questa, il fatto che poi l'azienda possa andare a risparmiare sulle telefonate in uscita, in entrata, eccetera, sapete meglio di me, o comunque a risparmiare su altri elementi, finisce questo vantaggio finisce per annullarsi, perché poi deve andare a integrare con altri servizi che hanno un costo. E quindi il problema si ripropone, oppure se non lo fa e non lo fa, deve andare a pagare il fio delle proprie colpe e perde i clienti e poi non arriva. Sul secondo punto Grazie. della domanda, come si misura a più ampio spettro, dato che come sarà chiaro, io mi perdonerà magari Paolo un po' tutti, ma quando parlo di social care. Intendo questo approccio un pochino più ampio, diciamo Sì. Sì. ampio nel senso non perché l'altro sia stretto, perché quello è più, diciamo, tecnico dedicato. Inteso come quel vuoi vendere aiuta, quel self-help di cui ho parlato Esattamente. all'inizio. Mettici il cuore, mettici la responsabilità in tutto quello che fai, comunica, coinvolgi, cura, prenditi appunto cura del cliente dal lato del social caring. Ecco. Come si misura tutto questo? È una bella domanda, perché è come se tu mi venissi a chiedere mi ami, ma quanto mi ami? Quante volte ce lo siamo chiesti da bambini? E abbiamo risposto sfogliando la margherita, guardando l'oroscopo, e forse lo facciamo anche adesso. Quindi l'amore non si misura, questo è il piccolissimo dettaglio. O meglio, si misura differentemente. Io parlo di trust signals, di segnali di fiducia. Quasi di impulsi elettrici, di un polso della community che tu devi sempre sentire. E potrei citare, ma non lo faccio, evidentemente esperienze, proprio anche non recenti di più, di analisi statistiche, insights, eccetera, che mi hanno dato determinati risultati che io avevo chiarissimi prima. Mi permetto di dire, non sempre accade, quindi ci vuole una sensibilità, una emotività anche forse, un'intelligenza emotiva particolare, un particolare feeling col proprio network. Per cui ecco, quei risultati da insights, io li sai, da analytics e da tutto quello che vuoi, io li sapevo il giorno prima da quello che avevo, come dire, sentito e visto nel mio rapporto col network. Ed è stata una bella Diciamo che sensazione. ci sono due diversi tipi di linguaggio. Il marketing manager ha bisogno di Ma giustificare anche il numero, certo, ci mancherebbe altro. community Era solo per manager. dirti, ecco, con questo diciamo, accenno e basta, perché il discorso sarebbe ampio. Quello che sappiamo, almeno secondo me, è che non possiamo utilizzare le metriche qualitative tradizionali neanche per il marketing manager, né quantitative né qualitative, né tantomeno quelle derivanti dai puri risultati della social advertising, che pure ormai è imprescindibile. Perché se ci basiamo soltanto su questi, noi non siamo certi di avere una base fan che sia effettivamente fedele, che sia effettivamente coinvolta, ingaggiata, interessata. Occorre guardare oltre. Concludo con un'immagine, perché il discorso qui è solo all'inizio, perché naturalmente, ripeto, questa metrica è chiaro che anche secondo me va approvata assolutamente, ma forse non siamo ancora, almeno io non ce l'ho qui nel taschino pronta da esibire. Bisogna guardare oltre. E l'immagine che mi viene tante volte, ecco, da citare è quella dello stetoscopio, del voler, come dire, appunto sentire il battito. Poi dobbiamo trovare un modo per misurare questo battito, e d'altronde esiste un Certo, abbiamo stetoscopio, bisogno quindi vediamo un po' di te lo prospettiva. spiego Grazie. Isabel, ti va di intervenire e se vuoi clicca join sul quadretto aperto, eccola qui. E
Eccola. Ciao. Abbiamo 10 minuti per raccogliere un paio di domande. Ciao Ciao Isabel. Isabel. Ciao. Ti sentiamo Ebbene molto sì. bene, tu ci senti? Perfetto. Vai, prego, spara la tua domanda. No, rifaccio un attimino la domanda che avevo fatto prima, nel senso che è una cosa proprio recentissima. Mi è capitata questa esperienza con questa azienda, un attimino, come dire, intimorita rispetto ad aprire una pagina aziendale su LinkedIn o anche essere presenti su LinkedIn. Per questo motivo, c'è cioè la paura di essere screditati dai collaboratori, che poi vabbè, la domanda alla base era un'altra, era proprio quella, ma che collaboratori avete, vi scegliete, perché dovrebbero parlare male di voi, tutto sommato? Però il timore c'è, cioè magari c'è stata quella problematica con quella persona e allora c'è un po' di dubbio sul fatto che stare sui social significa ovviamente essere esposti, quindi ovviamente dover anche rispondere a delle critiche. Quindi cercando anche di far capire un pochino di più i benefici rispetto agli svantaggi, però ecco, magari c'è in qualche modo insomma qualcosa in più da poter dire a queste aziende che sono ancora intimorite a essere presenti online. Posso Cosa rispondere dire? io, Luca, che Vai. ho già provato a rispondere qualche secondo fa a Isabel, però volevo completare il pensiero perché ovviamente scrivendosi è costretti ad essere sintetici, no? Isabel, tu hai citato il fatto dell'azienda che ha paura di un'eventuale reazione da parte di qualche collaboratore col quale magari i rapporti non sono dei migliori. Il problema non sono i social, il problema sono i rapporti che stabilisci con i dipendenti e i collaboratori. Bello o brutto che sia, fossi anche l'amministratore delegato dell'azienda, ti direi mi dispiace, ma il problema che hai è un altro, cioè devi risolvere prima quel problema, perché se tu ti comporti bene o comunque riesci a stabilire un rapporto positivo con la maggioranza di dipendenti e collaboratori, è chiaro che non puoi essere amico di tutti, altrimenti non fai il capo, fai l'amico o fai il collaboratore a pausa caffè. Se riesci, dicevo, a stabilire un rapporto di fiducia, rispetto e collaborazione reciproca con la gran parte dei tuoi dipendenti, si crea quello che è un clima aziendale proficuo. Quindi non parlo di buonismo, parlo di soldi. Se tutti remiamo, o quasi tutti, 7 su 10, nella stessa direzione, alla stessa velocità, perché vogliamo e siamo convinti che la meta che vogliamo raggiungere è voglio dire, di beneficio per tutti, non solo per l'amministratore delegato e gli azionisti, ma anche per me come dipendente, perché ho la coscienza, la cura e, come dice Rachele, il senso di responsabilità nei confronti di ciò che faccio e di quelli che sono i miei stakeholder, siano essi fornitori, clienti, collaboratori, responsabili e manager. Quelli sono gli strumenti, quelli sono, diciamo, i presupposti e le fondamenta per poter poi gestire bene e ottenere dei buoni risultati. E lo dico anche se fossimo nell'85 prima di internet. Quindi il problema non si pone nella misura in cui nell'85 i collaboratori e i fornitori si lamentavano per telefono e al bar tra un caffè e una partita di calcio, adesso lo fanno comunque, anche se tu sei presente o meno sui social. Se tu sei presente, cercano magari di parlare con te. Se non sei presente, parleranno bene o male di te a prescindere. Oltre al fatto che magari sul social hai anche la possibilità di rispondere, tutto sommato, se qualcuno parla dovesse mai parlare male, insomma. Certo, posto che tra l'altro tu citi un social e parliamo stasera di un social che è LinkedIn, nel quale tra l'altro anche le persone prima di interagire e attaccare un'azienda in pubblico ci pensano due volte rispetto a Twitter e Facebook, perché sanno che comunque la platea è composta per la maggior parte di gente che ne sa di cosa si parla. Quindi se io scrivo su Twitter la compagnia assicurativa fa schifo e da una vita che non mi risarciscono il parabrezza rotto, c'è tanta gente che magari incomincia a seguirmi o a pensare che io abbia ragione o ritwitta a prescindere. Però lì siamo nel mare, nell'oceano di tutti. Abbiamo dalla persona in buona fede a quella in cattiva fede, dalla persona competente in materia a quella incompetente. Se invece lo stiamo facendo, stiamo interagendo spazio dedicato all'azienda, nel social network professionale per definizione, è chiaro che io magari come dipendente, collaboratore insoddisfatto, posso scrivere qualcosa per attaccare o comunque per cercare di mettere in cattiva luce. È chiaro che poi dopo l'azienda ha tutti gli strumenti per poter
in maniera assertiva anziché compulsiva o emotiva a rispondere e convincere tra l'altro facilmente gli altri che leggono e ascoltano che tra l'altro la critica magari può essere velleitaria oppure addirittura semplicemente ininfluente. Il fatto che è controproducente per una persona poi parlare male dell'azienda per cui lavora, tra l'altro, figurarsi già per i concorrenti, figurarsi per l'azienda per cui lavora, insomma. Certo, certo. Essendoci poi una platea di selezionatori e recruiter, almeno di cui tutti vogliono l'attenzione, ok? Parlare male, sanno benissimo che su Facebook magari il messaggio è privato, entro certi limiti, per cui se lo possono permettere, tanti selezionatori non guardano Facebook, mentre invece LinkedIn sì lo guardano, allora bisogna mantenere un certo decoro, un certo contenuto. Ti ringrazio Isabel, do spazio a un'altra domanda dal pubblico, ti saluto. Grazie mille. Ciao. Dice Leonardo, i cosiddetti candidati passivi sono coloro che parlano bene della propria azienda. Ne conosco più di uno, ne conosco più di uno. Ok, abbiamo Mimmo e Cristina che volevano fare una domanda. Se volete fare una domanda basta cliccare join sul quadrato che vedete aperto e il primo che si prenota vince un sit con Paolo Fabrizio e Rachele Zinzocchi. Anche la cena, l'aperitivo, anche la pericena, cena, anzi. Paga Paolo, Paolo sì. No, io garantito. Sono povera da sempre, quindi. dice Giulia, nel frattempo che aspettiamo che Cristina clicchi join, perché aveva, eccolo qua, allora rispondiamo prima alla domanda di Cristina. Sta arrivando Cristina. Sì, sono qua, con la Cristina. Ciao! Ciao Cristina! Ciao, grazie per questo spazio. Io era una riflessione sul concetto di ROI, sull'importanza del ROI, e io appunto personalmente mi sono trovata un po' in difficoltà, nel senso che le aziende, anche con entusiasmo e con fiducia, si propongono su LinkedIn, ma poi in realtà l'investimento, se come per ogni cosa, come per ogni strumento di comunicazione, diventa, se si vuole essere su quel media, se si vuole stare, se si vuole comunicare bene, l'investimento ovviamente è importante, quindi il ritorno dell'investimento va fatto sia in tempi lunghi, quindi minimo un anno, e va messo nel budget di comunicazione, ma l'investimento su LinkedIn è sicuramente un investimento che non è che comporta diverse leve. E queste leve sono tutte interconnesse fra di loro e hanno davvero un costo se si vuole essere su questo media con una certa modalità, una certa presenza e una perseveranza anche, no? Nel perseguire appunto gli obiettivi. Quindi effettivamente le aziende fanno fatica a capire questo, fanno fatica appunto a concedersi spontaneamente e in modo organizzato e i dipendenti appunto queste volte frenano, no, in questo ambito. Però questo è veramente il sentimento che le aziende, con modo di dire, se l'attendono o immediato o comunque a livello veramente basico. Ecco, questa è un po' la mia situazione. Domanda: quanto costa e come fare a giustificare in budget LinkedIn o qualsiasi investimento in social? Spendendo un anno, spendendo al minimo un anno, no? E dando... La chiave, no? Dice Paolo, la parola chiave è fiducia, non so se nei mercati che riprendono e quindi aspettiamo di stanziare budget. Io, prima di lasciare la parola a Rachele per rispondere a questa domanda, parlo dell'esperienza che ho vendendo servizi di LinkedIn, che spesso arrivi e ti capita che l'azienda non ha sito internet, è una bella azienda anche magari, ma un sito internet ce l'ha o non ce l'ha o l'ha fatto male, non ha dei contenuti, quindi non ha persona che scrive blog, non ha un piano editoriale, eccetera, eccetera, capisci che, che le aziende oggi hanno bisogno di cultura digitale. D'altronde, mano a mano sali, e quindi cerchi di vendere servizi dove c'è un reparto comunicazione e marketing, ti accorgi che ci sono grossissimi problemi di comunicazione all'interno, per cui non si parlano tra commerciale e marketing. Quindi sì, marketing, aziendale, esatto. Quindi è vero...
è veramente difficile trovare l'azienda ideale che abbia tutte le risorse al suo interno. Chi non ce le ha se le deve fare. Certo che vendere LinkedIn ci sono servizi in cui, non so, puoi vendere l'emailing, per esempio, che è abbastanza Esatto. straightforward. Scusa Paolo, dimmelo in inglese L'hai già detto corretto. benissimo. Ti ringrazio. cioè, tu prendi 100 email, paghi, che sono 1600 euro, non so, tra premium e 100 email, mandi 100 email, calcoli la percentuale di ritorno e fissi gli appuntamenti sulla percentuale. Questo è un modo di usare LinkedIn. Il modo di usare LinkedIn, nel modo in cui dice Rachele, è un'operazione che ha un costo perché richiede delle risorse, del budget, e qui rimando la palla a Rachele. Quanto costa a una PMI oppure a una multinazionale questa operazione di marketing? Può costare anche tanto se uno volesse paragonare i risultati attesi a quelli che sempre teoricamente ci si può aspettare da un Facebook, dove lì c'è la massa, no? Per cui anche chiunque ormai più o meno sa, anche se poi non lo fa, che dovrebbe per passare, come dire, come si usa dire, diciamo, fare pubblicità su Facebook, e non mi dilungo in commenti su questo. Il concetto è, oggi LinkedIn viene appunto utilizzato un po' su due fattori: l'aspetto del lavoro, che è sempre più importante, non c'è bisogno che sia io a dirlo, se tu cerchi un'azienda e non c'è proprio su LinkedIn, non, chiaro che c'è qualcosa che non va. Deve esserci, ma c'è il problema che io ripeto sempre, sui social o ci sei bene o meglio non esserci, quindi a quel punto, essendo un po' una costrizione, però in questo caso, ecco, esserci. Allora a quel punto ci devi essere. Devo dire che io, lato mio, mi sono sempre sentita dire, per quello di cui mi sono occupata, complimenti Rachele, tu sei stata la prima, che effettivamente, no, la prima rispetto a voi naturalmente, rispetto a tanti altri, effettivamente a curare sempre, come faccio ogni tanto giorno, diciamo, gli account LinkedIn. Detto questo, partire naturalmente dal mio umile e questo significa che io ci ho sempre creduto. Detto questo, l'investimento pubblicitario, certe volte è paradossalmente più semplice far comprendere poi dal punto di vista del settore HR, in cui ecco, per la parte dedicata, la sezione dedicata a carriere, spesso si trova più, almeno secondo la mia esperienza, più apertura all'idea di un investimento che magari può essere elevatissimo, ma che comunque c'è e si mantiene grosso modo costante, sul piano degli annunci, chiamiamoli, di lavoro e così via, per quello che possono essere, ma che sono sempre effettivi, validi. Se si promuovono, vuol dire che ci sono, che l'azienda ci tiene e che rientra in un'opera, diciamo, del settore risorse umane molto preciso e così via. Però questo è un settore, naturalmente, come tu hai ben detto, abbiamo una mosca qui che ci fa compagnia, si è connessa anche lei. Il discorso più ampio, che è quello che invece predico, tra virgolette, vado cercando nel mio piccolo di coltivare io stessa, prevede un rapporto col network che è certamente differente dalla modalità con cui lo sviluppiamo su Facebook, su Twitter, su Google Plus e così via, ma è estremamente, qualitativamente, forse più elevato. Quindi fare advertising su LinkedIn, io stesso da utente, da più o meno professionista del settore, mi sento dire, sì, ma ancora, come dire, rende poco. Rende poco appunto perché siamo oggi, diamo tempo al tempo, siamo resilienti. Il ROI si vede nella misura in cui la brand awareness dell'azienda presente su LinkedIn cresce, presente in un certo modo naturalmente, attenzione, non presente come vetrina di informazioni che è una sorta di mini, mini, mini sito, ma molto mini insomma, in cui si ripetono più o meno presunto messaggio aziendale, eccetera. No, un'azienda che dialoga, anche qui, sempre parola d'ordine, con quelli che lasciano i commenti. Ecco, in una modalità differente, questo è fondamentale e questo, secondo il principio che ho, come dire, spiegato prima, che non ripropongo, altrimenti mi ripeto,
quindi non voglio rubarvi tempo, del comunicare quel circolo virtuoso che si crea, ricreando anche lì dove meno paradossalmente forse te l'aspetti, perché ti aspetti appunto normalmente di trovare un'azienda più o meno vetrina, se sei fortunato e la trovi, se sei fortunato trovi anche il settore carriere, figuriamoci su se ti aspetti di trovare un'azienda che ti pone delle domande, sempre diciamo di profilo LinkedIn adeguato, coerente a LinkedIn, ma magari anche così di dialogo, di coinvolgimento puro su altri temi, e magari ti rispondono anche che impressione può fare al cliente attuale o potenziale. E ovviamente questo si, come dire, va a confluire nel circolo virtuoso del quale parlavamo prima. Il ROI è naturalmente sempre indiretto in questi casi. Lato social care, inteso come social caring, anche lì vale il principio, però magari forse ecco, è un pochino più complicato, richiede un po' più di attenzione, di cura farlo. Si possono fare tante cose, però certamente ecco, dal punto di vista del circolo della fiducia, quanto mai LinkedIn, proprio perché meno te l'aspetti, può riservare sorprese positive che possono particolarmente essere apprezzate, quindi essere di particolare valore anche in senso economico. Mi piacerà, poi ci troveremo magari a parlarne in sede privata di qualche iniziativa di cuore su LinkedIn che mi piacerebbe organizzare. Volentieri. Perché una delle varie mission che ho è quella di togliergli la nomea di social network serio, dove ecco, serio spesso, appunto. Spesse volte vuol dire social network noioso, fondamentalmente. Ecco. Ti racconterò anche qualcuna delle cose, dei miei, chiamiamoli, orizzonti editoriali di pubblicazione su LinkedIn, e vedrai che è stata la pioniera. Una delle persone, e abbiamo proprio 3 minuti perché stiamo già sforando con, però spero che sia stato interessante per tutti quelli che ci stanno ascoltando, una delle persone che ci mette il cuore in tutte le sue comunicazioni, lo posso dire perché lo conosco personalmente, Domenico Sarmiento, che è un consulente per WeLiba, che sarà tra l'altro nel panel del Social Banking Forum il 1 ottobre a Milano, quindi voce interessata e interessante nel settore. Domenico, ti ringrazio per essere qui questa sera. E se ci sei, ti do la parola per l'ultima domanda con cui chiudiamo il panel, anche se mi sembra che l'immagine sia frizzata, non abbiamo più Domenico. Riproviamoci. Domenico, ci sei? No, mi sembra che stia ok, è stato un sopraffatto dell'emozione. Domenico, eccolo qua, domanda qui. Sì, no, Domenico aveva già fatto la domanda, mi piaceva che intervenisse in pubblico, e adesso ci sarà una sfida tra i due relatori e sarà 1 minuto, 1 domanda, aspetta che 60 metto il cronometro. 60 secondi di risposta, che sono il 19.03. Ci stopperai tu. Però vanno consulti. Il cronometro, anzi. Vanno consumati. Ciao Domenico, ci sei? Mi sentite? La banda da Domenico non arriva. No, ciao a tutti, mi sentite? Pare di no. Eccolo. Ciao Domenico, senti? Mi sentite? No, abbiamo un altro... Ciao, mi sentite? Ciao! Ciao Mimmo. Sì, ti sentiamo. Non ti vediamo, ma ti sentiamo. Mi sentite? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io credo di avere problemi nel collegamento. Io fino no, a qualche minuto problema, fa mi sentivo bene. Abbiamo qualche problema audio, ripetiamo la domanda che aveva fatto, e la domanda era usare differenti linguaggi su differenti canali social, per esempio lui utilizza LinkedIn in una certa maniera, comunque molto di cuore, cercando di dare il buongiorno del mattino, come diceva Rachele prima, nel senso che lui lo fa fisicamente, pubblica un'immagine con il caffè del mattino a tutto il suo network, e su Facebook un po' più amichevole, ok, ma sempre lato professionale. 1 minuto per una domanda che è questa: va bene utilizzare diversi linguaggi su diversi canali o mantenere uno stesso stile di comunicazione e dare lo stesso calendario su due diversi canali? Rachele. Oh, prima le donne. Benissimo. Prima allora, fermami tu quando è opportuno. La domanda, la risposta secca è certamente sì, ci vogliono due linguaggi, oggi più che mai. Ricordo qualche anno fa che quando venivano fuori da noi, sempre parlo dell'esperienza italiana,
le prime piattaforme di gestione dei social, eravamo tutti così felici, io ero all'inizio, no? Che bello un social solo per una dashboard sola per gestire 5 social. Ecco, peccato che poi ti accorgi che ovviamente ogni social, che poi sempre più nel tempo parla il suo linguaggio, i social sempre più nel tempo si sono differenziati, anche proprio dal punto di vista tecnico, stilistico. Pubblicare un link su Google Plus non è quello come pubblicarlo su LinkedIn, e così le foto e così via, eccetera. Quindi occorre starci con la testa, purtroppo per fortuna, su ogni social. Naturalmente scegliendo, proprio perché a questo punto un post richiede un tempo moltiplicato, ergo bisogna scegliere. Poi la coerenza del discorso e del pensiero è un'altra cosa, che sia un pensiero coerente, su questo, ovviamente. Su questo ci possiamo dedicare un altro blab solo per questo. Ti ringrazio. Paolo? Beh, ha già detto molte cose Rachele di quelle che avrei voluto dire, perché come non vale spesso, copiare, quindi... esatto, come spesso accade, io e Rachele siamo su questi temi in quasi totale sintonia. È vero, la coerenza è fondamentale, è importante adattare il proprio linguaggio al canale in cui ci si trova, però io credo molto anche che sia importante essere coerenti con se stessi, con ciò che si è nella realtà offline. Assolutamente sì. Conoscendo appunto Domenico, è una persona molto solare, affettuosa, lo è nella vita, e quindi ci sta benissimo che sia, tra virgolette, più affettuoso, più caloroso della media su LinkedIn, no? Quello che secondo me può essere controproducente è quando una persona rappresenta una propria immagine che parzialmente si discosta da quella che è la sua reale immagine, perché prima o poi con quasi tutti ci si incontra di persona e il momento della verità è quello. I social sono eccezionali per creare un primo contatto e a volte anche per ridurre delle distanze che fisiche, no? Tra città e città, tra paese e paese, però quando ci si parla anche già via video, ci si incontra di persona, è lì che si vede se ciò che si, il modo in cui ci si comporta è solo una posa oppure è parzialmente una posa, o addirittura ci fossero delle discrepanze tra un Paolo Fabrizio gentile su Twitter, troppo serioso su LinkedIn e l'ultimo dei comici piuttosto che maleducati su un'altra piattaforma, no? Se io credo molto nella coerenza, sii te stesso nella vita e sfrutti i social per amplificare le tue qualità senza alterarle. Esatto. Grazie Paolo, ecco. Grazie Rachele, dobbiamo proprio chiudere perché stiamo sforando, ma mi piace quando sforiamo perché significa che stiamo parlando di cose molto interessanti. Ringrazio tutti quelli che sono collegati qui oggi, tutti quelli che sono sottoscritti e se lo guarderanno in differita. Nei prossimi giorni manderemo fuori il link del replay, a chi è già iscritto arriverà via email. Ci vediamo mercoledì 23 prossimo per il prossimo blab con il titolo Darsi degli obiettivi, trovare clienti e vendere su LinkedIn. Grazie per questa serata, grazie Paolo, grazie Rachele, grazie di nuovo. A voi. Grazie, grazie. Un piacere. Alla presto. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Ciao, grazie.